Sosteniamo perché riteniamo che la cultura abbia bisogno di confronti plurimi. Io volevo invece ringraziare i volontari che ci aiutano, qui ce n'è un manipolo, ma sono tanti, sono 150 quest'anno, 150. Anche quest'anno abbiamo curato con molta attenzione la poesia, convinti, visto veramente il gradimento incredibile del pubblico per gli appuntamenti dello scorso anno, convinti che la poesia sia necessaria sempre di più oggi. Questa occasione è un'occasione fantastica, appunto, per arricchirci e trovarci anche persone diverse nel momento in cui incontriamo questi autori, così come noi come cooperativa tutti gli anni raccogliamo dai nostri soci le uve e con queste uve le trasformiamo nel famosissimo prosecco che ci invidia tutto il mondo. Ecco, grazie e buon festival a questo punto. Più tornare né al cibo di una volta né alla parola di una volta, dobbiamo trovare un senso della parola nuovo e un senso del cibo nuovo. E incontri come quelli di Carta Carbone, appunto, ci danno questa possibilità. Accanto a ogni ospite c'è un presentatore, quindi abbiamo uno questa sera, qualcuno di più illustre, qualcuno di meno illustre, molti di questi sono miei colleghi, tutta gente che vive in questa città o vive in questo territorio e che la partecipa e che ormai da 3 anni si mette a disposizione per fare anche un servizio alla cultura e un servizio alla città. Carta Carbone è organizzato con il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Treviso, del comune di Treviso e di Rete 20. Partner istituzionale è Camera del Concommercio di Treviso e Treviso Glocal. I nostri sponsor sono Adatta, Harper, Proges, Troia Vacca Viaggi, Tono Mozzarella Santa Cristina e Iplas. Partner culturali, Fondazione Benetton Studi Ricerche, il Comitato per la Chiesa di San Gregorio, il gruppo dei festival, Treviso Festival, con i quali stiamo facendo una bellissima rete, Galleria SD3 e Palazzo di Francia. Partner tecnici, Maggior Consiglio, Med, Extreme, Cooperativa Sociale Insieme Si Può, Tapparello, Muovete. E media partner, la Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia e Mestre, Corriere delle Alpi. Ringraziamo il Comune di Treviso e Teatri Spa per la concessione del Teatro Comunale Mario Dal Monaco e in particolare i signori Luigi Pavan, Giorgio Pavan e Luigi Caldato che con grande disponibilità ci hanno messo a disposizione il chiostro dell'ex Umberto I e naturalmente i Locantine e Natura Sì. Grazie a tutti. Sulla cultura libertina di Settale Carvani, tra scienza e medicina, o meglio. Thank you.
that changes and everything. Però ecco, sono anche una persona con le mie opinioni e ripeto, anche se con levità, non riesco a volte a fare a meno di scrivere qualcosa di quello che penso. Thank you.